Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di meccanica. Oggi continueremo e completeremo il discorso sulla rugosità, la trattazione della rugosità. Ci eravamo lasciati nello scorso video quando parlavamo delle posizioni, di cosa si può inserire su questo simbolo nelle varie posizioni indicate A, B, C, D, E. Avevamo già spiegato il significato, cioè quello che potevate inserire nelle varie posizioni, tranne la posizione D. Nella posizione D che avevamo detto che si poteva inserire, diciamo così, una prescrizione, un simbolo, diciamo, grafico relativo alla forma dei solchi di lavorazione. Quindi segno, ve lo scrivo, segno relativo, e adesso li vediamo nello specifico, relativo ai solchi di lavorazione. Solchi di lavorazione. Adesso vediamo una carrellata di queste indicazioni, di questi solchi, e poi passeremo un po' alla quotatura dell'utilizzo proprio vero e proprio di questi simboli della rugosità. Allora, i segni grafici che si possono utilizzare per indicare i solchi di lavorazione sono il segno grafico tra virgolette dell'uguale, che significato ha. Allora, i solchi sono paralleli al piano di proiezione della vista sulla quale è applicato il segno grafico. Quindi, se avete il segno grafico piazzato qua, questo è il pezzo, quindi l'uguale qua, abbiamo che i solchi devono avere questa direzione, sostanzialmente. Devono avere la direzione orizzontale che è indicata. Va bene. Poi avete il segno che la T rovesciata, segno grafico. Allora, solchi perpendicolari al piano di proiezione della vista sulla quale è applicato il segno grafico, quindi esattamente l'opposto. Se avete il segno grafico inserito qua, avrete i solchi di lavorazione che sono esattamente a 90 gradi rispetto a quelli che abbiamo visto prima, sono così. Devono essere così, da prescrizione. Poi avete la X, il segno grafico X. Allora, solchi incrociati in due direzioni oblique rispetto al piano di proiezione sul quale è applicato il segno grafico. Adesso, il segno grafico non ve lo ridisegno perché è sempre sopra come nei precedenti casi, e i solchi ovviamente sono a X. Penso che sia anche abbastanza facile intuirli. Con riga 90 gradi, no? Solchi di questo tipo. Poi abbiamo il segno grafico M, che vuol dire che i solchi sono multidirezionali, sempre sulla superficie, sulla proiezione della superficie dove è indicato il simbolo, no? Quindi, i solchi multidirezionali, beh, viene disegnato, si intende così. Non hanno una direzione precisa, insomma, ecco. Hanno più direzioni, multidirezionali, ovviamente. Poi abbiamo la lettera C, il simbolo C. Allora, solchi approssimativamente circolari rispetto al centro della superficie sulla quale è applicato il segno grafico. Quindi, ovviamente, abbiamo il nostro segno grafico applicato in questo modo. Qua c'è la C, va bene. Ovviamente avrete i solchi circolari, quindi questo è il vostro pezzo. I solchi avranno questa direzione, ovviamente saranno circolari, chiaramente. Va bene, adesso non riesco a disegnarlo perfettamente. Poi abbiamo il simbolo R. Allora, i solchi approssimativamente radiali rispetto al centro della superficie sulla quale è applicato il segno grafico, quindi avrete. Il grafico non ve lo riscrivo, non ve lo ridisegno, abbiamo così. Solchi quindi radiali, diciamo, ecco, cioè si intende questo, in questo senso si intende. E poi P, solchi protuberanti non direzionali. Allora, P. Quindi avete il vostro pezzo, il solito discorso, il pezzo,
simbolo è il solito, mettete la P qua, in zona D ovviamente, nella zona D, e avete il vostro pezzo che ha questi solchi, queste protuberanze, senza una vera e propria direzione, diciamo, no? Chiamiamolo così, o meno. Perfetto. Adesso direi che possiamo un attimo parlare della posizione dei segni grafici nei disegni. Allora, lo stato di una superficie deve essere indicato una sola volta e, se possibile, nella stessa vista dove sono anche indicate le quote di tolleranze. Le quote e le tolleranze, scusate. La regola generale prevede che il segno grafico debba essere orientato in modo che le informazioni siano leggibili dal basso o dal lato destro del disegno. Quindi adesso facciamo un esempio pratico di un disegno. Allora, il pezzo è fatto così. Abbiate pazienza che lo disegniamo bene, cioè bene, disegniamo, bene è una parola grossa. Allora, ecco, togliamo questa cosa. Allora, i segni grafici devono essere poter letti, abbiamo detto, dal basso o dal lato destro, quindi. Questa è una prescrizione che va bene, per esempio. È un esempio, l'indicazione RZ. 6,3 sono esempi, ovviamente. Poi può essere, potete trovarlo messo così sul prolungamento del lato, ovviamente sempre RZ 6,3, per esempio, sono tutti esempi. Potete averlo indicato in questo modo, con una freccia e sopra avrete il segno grafico. Potete, anzi, qua cambiamo, mettiamo 3,2. Potete averlo anche in questa direzione, cioè quindi leggibile dal lato destro, quindi messo in questo modo il segno grafico. Scusate se l'ho ricalcato un po' perché mi è uscito un po' storto. RA 3,2, anche qua, sempre sfruttando, diciamo, la stessa. Queste sono un po' le prescrizioni generali sui disegni. Allora, la normativa UNIEN ISO 1302 permette, ove non ci sia rischio di errata interpretazione, di posizionare il segno grafico, come vedrete adesso, come facciamo adesso, nel caso in cui in particolare ci sono presenti le tolleranze geometriche sul disegno, il segno grafico può anche essere posizionato come vediamo adesso. Allora, ci sono due casistiche, allora, da vedere assieme. Allora, la prima è questa, pezzo è questo qua. Allora, potete qua, tiro fuori una quota, no, del pezzo, e gli metto un'indicazione di quotatura proprio. Va bene, mettiamo un diametro 30 H8, va bene. Allora, è vero anche che se non c'è un'errata interpretazione, in questo caso si può anche mettere sulla linea di quota l'indicazione della rugosità, quindi potete fare così. Ripeto, se non c'è un'interpretazione, cioè se non mette in confusione chi legge il disegno ovviamente. E se c'è una tolleranza geometrica, anche sempre in questo caso che non ci siano particolari confusioni, si può anche andare a mettere la rugosità sul riquadro della tolleranza geometrica. Tra l'altro, anche qua dobbiamo completare i video perché forse ne manca ancora qualcuno, adesso verificherò. Potete inserire proprio l'indicazione di tolleranza in questo modo. Direttamente vedete appoggiato sul riquadro della tolleranza geometrica sostanzialmente. Allora, nel caso in cui su alcune superfici del pezzo occorra prevedere rugosità diverse, la disegnazione avviene riportando i rispettivi simboli sulle superfici interessate, ovviamente, in prossimità della. E potete anche, ma quello lo vediamo
vediamo più avanti. Allora, sì, potete anche fare delle indicazioni generali, cioè, non so, riportare un unico simbolo che può andare bene per tutte le superfici. Oppure, tra parentesi, i simboli delle altre superfici, no? Vediamo un esempio pratico di questa cosa. Quindi potete avere comunque più indicazioni di rugosità su un unico pezzo. Per esempio, potete avere un pezzo fatto così, si dà per scontato, però potete avere comunque più indicazioni, più rugosità diverse su vari. Questo qua è un pezzo fatto, lo sto disegnando a caso adesso. Abbastanza casuale, un disegno di un pezzo, quindi potete avere un'indicazione di rugosità, non so, per esempio di 1,6, potete avere, non so, una rugosità messa in questo modo su questa superficie RA. Ok. E via dicendo, potete scegliere le varie superfici ovviamente, senza grosse problematiche. Allora, si può anche utilizzare sui pezzi, adesso vediamo un esempio, l'indicazione della rugosità con un segno generico, la cui presenza significa che tutte le superfici del pezzo sono caratterizzate dalla medesima rugosità superficiale. Quindi per evitare di ripetere indicazioni e complicare troppo il disegno, oppure se si ha uno spazio limitato per un numero elevato di superfici del pezzo in lavorazione, si può utilizzare il metodo semplificato che adesso andiamo a indicare. Allora potete fare anche una cosa del genere. Allora, per esempio, questa indicazione, guardate. Allora, voi avete un pezzo anche fatto in questo modo. Allora, se voi su questo pezzo qua mettete un'indicazione generica, ho disegnato un po' male, scusate. Allora, voi mettete un'indicazione generica di rugosità RA 6,3, gli mettiamo anche questo cerchio qua. Okay, questa indicazione qua è valida per tutte le superfici del pezzo, sostanzialmente. Oppure se dovete ripetere, cioè indicare sul pezzo varie rugosità diverse, ma non avete lo spazio per farlo o la rugosità rende il disegno un po' illeggibile, si può anche fare un'operazione di questo tipo. Per esempio, avete un pezzo fatto così e avete le due superfici che hanno una rugosità diversa fra loro, allora voi potete mettere delle lettere, magari del genere, quindi la X e una Y, sulle due prescrizioni di rugosità e poi mettere una leggenda, quindi scrivere. Allora, questa significa, non so, significa questa cosa, quindi fresare, per esempio, no? E sotto mettete le indicazioni, RZ 6,3. Col simbolo magari di ortogonalità. Poi avete l'altra, che è quella che con scritto la X diventa magari così. Quindi fate una sorta di leggenda e poi andate a riportare questo simbolo qua, che è più semplice perché non ha tutti i numeri da scrivere e occupa meno spazio. Quindi anche nel disegno rende comunque il disegno estremamente più leggibile. Va bene. Adesso io per completare, anche perché è un argomento che non è, più di due video non voglio fare, sinceramente, perché è interessante, importante, però deve essere limitato, insomma, ecco. Volevo semplicemente indicarvi più o meno le rugosità ottenibili in micrometri, quindi la rugosità RA in micrometri, se a qualcuno può interessare le varie lavorazioni meccaniche.
che tipo di rugosità possono ottenere. Perché questo è un po' il dubbio, quindi adesso vi farò vedere per ogni, vi spiegherò, cioè spiegherò, però vi farò vedere perché è una cosa che si può trovare anche in internet senza nessun problema, essenzialmente è una tabella. Comunque, vediamo per le varie lavorazioni cosa si può ottenere, così fate anche un ripasso, diciamo. Ecco. Allora, i micrometri abbiamo detto, allora la colata in sabbia può andare da 6,3 come rugosità a 100. Vedete che è molto variabile. La colata dipende dalla finitura, dal materiale, tante cose. Allora, colata in conchiglia, quindi colata. Sì, è un elenco, sostanzialmente di lavorazioni, niente di che. Se qualcuno interessa può guardare, insomma, conchiglia. Se non interessa, non è un problema. Può andare da 0,8 a 50. Quindi questo è importante perché uno può stabilire un processo di lavorazione di un pezzo e poi accorgersi che non può ottenere tramite questo processo la rugosità che desidera, no? Quindi è un dato comunque interessante. Allora, la pressofusione, ripeto, sono tabelle che trovate, senza problemi, basta andare a cercare un attimo in internet. La pressofusione va da 0,4, quindi più precisa, a 25, può andare da 0,4 a 25 micrometri. Poi avete la microfusione, se vi ricordate la microfusione, va da 0,4 a 6,3 micrometri, quindi un po' più precisa come la pressofusione più o meno. Stampaggio a caldo, stampaggio a caldo. Lo stampaggio a caldo va da 3,2, no, aspettate, da 1,6 a 25 più o meno. Quindi vedete che sono discrete precisioni comunque. Laminazione a caldo, sì, in realtà sono range abbastanza variabili per essere sinceri, però da 6,350. Sono molto variabili, quindi vedete che c'è molta variabilità, però non si può andare oltre questi valori, ecco, come range. Laminazione a freddo, ecco, laminazione a freddo è più precisa, eh. Laminazione a freddo e poi, tra l'altro, snerva di più il materiale, per cui superficialmente, quindi va da 0,1, quindi è molto precisa, a 6,3. Perché la rugosità è bassa, eh. Può essere anche bassa, laminazione molto bassa. La sinterizzazione, allora, la sinterizzazione va da 0,2 a 3,2, quindi 0,2 a 3,2. Poi cosa abbiamo? La piallatura, la piallatura abbiamo detto che va da 0, la piallatura va da 0,4 a 25, anche qua molto variabile, vedete. Tornitura, questo è interessante, no? Tornitura, dove si può arrivare con la tornitura? È una domanda che penso si facciano in tanti, questa. Allora, da 0,2, no, aspetta un attimo, sì, da 0,2 a 50, vedete che è molto variabile. È molto variabile, infatti a volte si ottengono, se non si indica la rugosità, si ottengono dei pezzi veramente brutti in tornitura. Ho visto che quando si fa fare la roba, in effetti, se non si mette nessuna indicazione, arriva il materiale con una rugosità importante. Addirittura si vedono proprio i segni, completamente segnato il pezzo, in effetti. Allora, fresatura. Ha un range leggermente più stretto, la fresatura. Quindi va da uno 0, vediamo un attimo, la fresatura va,
da uno 0,4 a un 25, un po' più stretto, vedete. 0,4, poi avete la trapanatura. E questo è un dato che sinceramente non ho mai guardato. La trapanatura fa un 0,8, uno 0,8 fino a un 12,5. 0,8 fino a un 12,5. Sì, beh, non può essere preciso più di tanto perché è un'operazione di trapanatura. Poi una lesatura. La lesatura fa da 0,2, no, da 0, sì, da 0,2 fino a 3,2, anche qua un po' stretta, da 0,2 a 3,2. Poi abbiamo l'elettrogene, so che l'elettrogene la usano negli stampi, dovrebbe essere abbastanza precisa. Elettroerosione, vediamo. Che valore presenta l'elettroerosione? No, non è neanche tanto, non fa delle superfici fantastiche, fa 1,08, fa 1,08 fino a un 12,5, quindi non è neanche super come finitura. Elettroerosione, poi abbiamo la brocciatura. Sì, mi rendo conto che può essere una parte finale di video un po' pesante comunque. Allora, è 1,02 fino a un 6,3, quindi 0,2 fino a 6,3 come finitura. Poi abbiamo la rettifica va da un 0,1, quindi superficie abbastanza bella, 0,1 fino a 1,6, direi molto buona come finitura superficiale. E la levigatura mi aspetto un buon risultato, infatti è la migliore, come risultato è 0, va da 0,0006, quindi estremamente, no, scusate, uno zero in più ho messo, perdonate, zero, che comunque è un valore veramente importante fino allo 0,8, sì, fino allo 0,8. Quindi ecco, la levigatura in effetti è la migliore come finitura superficiale, come range di finitura superficiale. Ok, direi che sinceramente possiamo fermarci qua, anche perché sono stati due video abbastanza specifici sulla rugosità. Spero sia stato utile. Buona serata a tutti, ci vediamo al prossimo video.